And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Poteva andare molto peggio. Ciao Marco. Ciao Pietro. Sì, poteva piovere. Come poteva piovere. Poteva piovere. Allora, questa puntata delle Fritte, che si chiama appunto Poteva andare peggio, è la nostra puntata annuale dedicata alle buone notizie. Sì. Che quest'anno, devo dire, è stata abbastanza complicato riuscire a riprendere, perché anche chi negli anni ha sempre prodotto a fine anno l'elenco delle buone notizie, associazioni, ONG, quest'anno ovviamente è stato piallato dal Covid e quindi abbiamo dovuto faticare parecchio per trovare un po' di buone notizie. Allora, ma le abbiamo trovate. Prima di passare a un elenco più dettagliato di queste buone notizie, dobbiamo subito dire che la cosa che la pandemia soprattutto ha riportato in superficie, quantomeno nelle notizie e nelle azioni di tante persone, è un approccio mutualistico, concreto e di solidarietà nei confronti degli altri. Cosa che chiaramente il movimento degli emigrati nel tempo aveva sicuramente praticato in diversi modi, però sia nel mondo migratorio, sia in Italia, sia in moltissimi paesi, questa cosa è ritornata a galla con piacere, perché ha aiutato chiaramente a gestire e a mettere una toppa in tantissime questioni create dal coronavirus. Quindi Marco, facci intanto qualche esempio più generale. Qualche esempio perché per noi questa è la buona notizia del 2020. Che nonostante tutto il dramma e tutte le vicende orribili, i principi e le pratiche della solidarietà e del mutualismo sono emerse con forza in tutti i paesi che sono stati attraversati dalla pandemia. Quindi la pandemia non ha prodotto solo la caccia al runner o l'odio contro l'aperitivo dei giovani o cose simili o orripilanti che purtroppo ci sono state, ma anche molta solidarietà e approcci mutualistici. Degli esempi concreti sono i gruppi, i comitati di quartiere, i gruppi, i centri sociali, i mitici centri sociali che hanno organizzato nei quartieri l'appoggio, l'aiuto, portare la spesa alle persone sole, fare compagnia da distanza, una presenza umana in queste situazioni. Un altro esempio concreto, e lì c'è stata anche la collaborazione, bisogna dire, degli imprenditori, in alcuni supermercati la spesa sospesa, cioè la gente fa la spesa e una parte della sua spesa la mette da parte. E grazie anche all'iniziativa degli imprenditori di questi supermercati, poi questi beni alimentari arrivano a chi ha bisogno in questo momento e si trova in particolare difficoltà con la pandemia. Ed anche la quantità di denaro che è stato versato alle organizzazioni non governative, a tutte le tutto l'attivismo sociale che si prende cura di chi sta male, di chi è rimasto indietro. Questo bisogna dirlo. Sì, e c'è questo esempio che a me piace ripetere: anche il mondo dell'emigrazione ha ripreso con questo approccio, e gli amici di Nomit in Australia sono un esempio quasi da libro, nel senso che sono riusciti con varie attività, tra i quali anche una diretta radio dove telefonavano a degli esponenti della comunità italiana per raccogliere dei fondi per gli emigrati italiani che si trovavano in difficoltà, e hanno raccolto una cifra enorme in pochissimo tempo, che hanno poi diviso come donazioni a diverse centinaia di italiani che si sono trovati senza lavoro, improvvisamente, senza poter usufruire della sicurezza sociale in Australia, e chiaramente dall'Australia non è proprio un passaggio semplice quello di tornare in Europa. Quindi c'è stato anche questo bellissimo episodio, ce ne sono stati tanti altri in realtà all'interno del mondo migratorio. Ma detto questo, Marco, adesso passiamo alle buone notizie del 2020, ne abbiamo sottolineate quattro, e quindi, parafrasando il povero Silvio, io ti dico: vai con la prima.
Sì, la prima, lockdown e inquinamento si potrebbe intitolare, e, durante il periodo di chiusura, soprattutto a marzo, aprile, e abbiamo letto molte cose, no, sull'inquinamento che diminuiva, tutte queste, ma c'è una notizia importante, sembrerebbe, questo abbiamo visto, poi va verificato e nei risultati concreti, che è stato scoperto un superenzima mangiaplastica. Viene da un insetto che mangia plastica, è stato sviluppato, si chiama Pit Hayes, ed è capace di degradare la termoplastica in giorni, quando normalmente servono secoli. Vedremo, sarebbe splendido. Esatto. Vai con la seconda. La seconda è gli animali che tornano. Anche questo, durante il lockdown, abbiamo visto nelle nostre città, no, il ritorno degli animali, a parte i cinghiali a Roma con la mondezza che non portano via, però a parte quello abbiamo visto un ritorno di animali. Ma quello che abbiamo letto è anche che alcune specie che erano in via di estinzione sono riapparse, specificatamente le tartarughe marine in Tunisia, le balenottere azzurre nell'Antartide, i lupi grigi nel Colorado, grigi come noi, e il diavolo Tasmania in Australia, che a me, appunto, quando parliamo del diavolo Tasmania mi viene in mente dei cartoni animati di quando ero ragazzino. E l'altra cosa simpatica, bella, è che erano state impiantate delle colonie di api. Voi sapete che le api è uno degli insetti in via d'estinzione con degli effetti disastrosi sull'ambiente. Erano state impiantate delle colonie a Notre Dame, e è stato verificato che hanno resistito nonostante l'incendio drammatico che ci fu a Notre Dame, che aveva distrutto la cattedrale. Quindi questa è la notizia numero due. Passiamo alla notizia numero tre. La numero tre è l'aumento record questo anno della produzione di energia rinnovabile. C'è stato un notevolissimo aumento, grazie a questo i tecnici stimano a questo punto che sia possibile già nel 2025, cioè quindi fra soli 5 anni, che le energie rinnovabili superino quelle prodotte dal carbone. Sarebbe anche questo magnifico, e soprattutto per noi sostenitori scatenati dei Friday for Future e di Greta. E allora passiamo all'ultima notizia, la numero 4. Perfetto, la numero 4 è una notizia molto bella. Nel Sudan è stata vietata finalmente le mutilazioni genitali femminili. Perché abbiamo detto del Sudan? Perché nel Sudan l'80% delle donne e delle ragazze erano sottoposte a questa barbarie. Finalmente il Sudan ha deciso di vietare questa pratica, ed è una notizia bellissima con la quale finire questo orribile 2020. Esatto. E allora noi chiudiamo qui questa puntata, sperando che queste buone notizie hanno cambiato un po' l'animo di chi ha ascoltato la puntata, e vi diamo appuntamento all'ultima puntata dell'anno, che avverrà tra una settimana, e dove faremo un po' il riassunto delle fritte dell'anno, di cosa abbiamo parlato, quali sono stati i trend principali che abbiamo affrontato. Il fritto natalizio. E il fritto natalizio. E quindi ringraziamo tutti e ci vediamo tra una settimana. Ciao ciao.